Eccoci, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui stamattina. Presentazione del direttore sportivo Morgan De Santis. Io lascerei subito la parola all'amministratore delegato Maurizio Milan, che è in collegamento da Milano con noi. Maurizio, ci senti? Ci sente Maurizio? Buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi, buongiorno ai colleghi della stampa che sono intervenuti, un ringraziamento particolare a Lorenzo Malandia, a tutto ovviamente l'ufficio comunicazione della Salernitana che ha reso possibile questa conferenza stampa di sabato mattina, quindi un ringraziamento di cuore. Oggi presentiamo la nuova direzione sportiva della Salernitana, la responsabilità, come sapete, ormai a Morgan De Santis, che a breve ci darà una sua overview sull'impostazione del lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi. In particolar modo so che c'è molta curiosità ovviamente su quello che accadrà nelle prossime settimane. Abbiamo deciso insieme al dottor Iorino, presidente del CUI, di affidare responsabilità a Morgan, che ringrazio pubblicamente di averla accettata, per tante ragioni, in primis perché è una figura che ha fatto un percorso internazionale sportivo, ha giocato in varie squadre, l'ultima veste di dirigente sportivo per tante, ha curato in particolar modo tutte le tematiche del settore giovanile. Sapete che per noi il settore giovanile è un ambito molto molto importante, delicato, su cui ci vogliamo concentrare in maniera seria e programmatica nei prossimi mesi. Morgan fin da subito ha strutturato un team, sarà a lui l'onore di presentare i suoi due collaboratori, so che sono in sala, e iniziare a raccontarvi un po' come, anche attraverso questo team, vuole portare avanti tutta la programmazione che ha condiviso in PIX con il presidente Iorino, con me e con il mister Nicola e tutto il manager della Salernitana. Io in questo momento non sono lì, sono lì ovviamente con il cuore, mi trovo fuori Salerno perché sto continuando il mio tour per il club. Stasera sarò al nord-est Granata, quindi la vicinanza della Salernitana ai club è una delle situazioni che abbiamo messo sul tavolo fin da subito con Alessandria, perché da loro poi creiamo linfa, insegnamenti e feedback. So che questo non è oggetto ovviamente del vostro interesse, l'interesse principale è ascoltare il Morgan De Santis su quello che sarà l'aspetto programmatico. Siamo alle porte di obiettivi importanti, siamo alle porte di una stagione importante. Quindi, a nome della società, Morgan, ti do il benvenuto e ti passo la parola perché penso che i colleghi poi abbiano tante curiosità e tante domande da farti. Grazie, grazie mille. E allora lasciamo la parola al direttore Morgan De Santis. Buongiorno a tutti. Io ringrazio l'amministratore delegato, ringrazio il presidente Iorino. Sento profondamente la responsabilità di fare assieme a tutto il mio gruppo di lavoro, assieme al mister, assieme ai giocatori, assieme a tutte le persone che coordinerò all'interno dell'area sportiva, il miglior lavoro possibile perché la Salernitana abbia i successi che merita. Sento profondamente la responsabilità, ma sono anche certo che per quello che è stato il mio percorso da calciatore e recentemente da dirigente, ho la consapevolezza di immaginarmi che questa responsabilità si trasformerà in energia positiva, adrenalina, coraggio, idee, tutto quello che serve a una società come la Salernitana, che ha da qualche mese un nuovo progetto e una nuova strada, speriamo la più soddisfacente possibile per tutti, davanti a sé.
Quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento rispetto a quello che faremo e che vogliamo fare nel più breve tempo possibile. Allora, iniziamo con le domande. Vi chiedo la cortesia di presentarvi e di specificare anche la testata, così che il direttore possa iniziare a memorizzare i volti e i nomi. Partiamo da Franco Esposito, Telecolore, Corriere dello Sport. Salve, benvenuto a Salerno. Grazie. Da parte di tutti noi. Grazie. Volevo entrare subito nel tema del mercato, che è quello che sta a cuore i tifosi, naturalmente, e sapere, far sapere ai tifosi quali sono in questo momento le trattative concluse, se ce ne sono, quali sono, se è possibile sapere, alcune di quelle avviate, e più in generale qual è, diciamo, il progetto di rafforzamento dell'organico attuale. Grazie. Grazie. È evidente che puntiamo tutti a un rafforzamento della rosa. Fino a ieri io ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale, perché da ieri sono ufficialmente il direttore sportivo della Sernitana, e in tutta questa serie di sondaggi rispetto a quello che oggi è la Sernitana e rispetto a quelli che sono i profili che noi abbiamo immaginato possano migliorarci, c'è bisogno di tempo. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno che si capisca effettivamente quello che la Sernitana vuole fare. Sono abbastanza consapevole che poi di tempo non ce ne sarà tanto, perché la stagione ufficialmente inizierà con la prima partita di Coppa Italia all'inizio di agosto. Fino alla chiusura di mercato ci saranno quattro partite di campionato. Quindi con il presidente, con l'amministratore delegato, con l'allenatore, con il mio gruppo di lavoro abbiamo l'idea di chiudere il più presto possibile tutte le operazioni per consegnare al mister la miglior rosa possibile. Non vogliamo però farci prendere dalla fretta che evidentemente porterebbe all'interno della Sernitana dei giocatori non così performanti e migliorativi rispetto a quello che è stato il gruppo giocatori dello scorso anno. Non andremo tanto oltre, ma ci prenderemo il tempo necessario per far capire agli altri chi è la Sernitana e cosa vuole essere. E aspetteremo dagli altri che comprendano la grandissima opportunità che questa società, questo gruppo di lavoro, gli può offrire. Ferroli, la TV, poi Marotta. Ho risposto. Però insomma, mi permetta di insistere, cioè se lei può dare ai tifosi, non ai giornalisti, che siamo solo tramite, qualche indizio per qualcuno dei giocatori della Sernitana. Facciamo così, Franco, facciamo così. Voi potete chiedermi se sono veri dei nomi e io vi rispondo su quelli che sono veri o su quelli che non sono veri, perché tecnicamente vi dico, non vorrei creare delle difficoltà alla Sernitana dal punto di vista degli obiettivi. Non sono abituato a dirvi bugie e non lo farò, anche perché se le dico a voi le dico ai tifosi. Quindi se voi avete voglia di chiedermi se è vero che è stato fatto questo interesse per un giocatore o altro, io vi risponderò chiaramente. Su nomi che non sono usciti e sui quali siamo, permettetemi di difendere l'interesse della Sernitana, che è un po' contrastante rispetto al vostro lavoro, che io rispetto tantissimo, però alla fine di tutto, è un discorso un po' generale, io penso anche che siamo tutti quanti sulla stessa barca e quindi mi preoccuperò di non dirvi bugie, ma di conservare anche e preservare anche l'interesse
della Sernitana. Facciamo intervenire anche gli altri. Sì. Botem è un obiettivo molto vicino. C'è stato l'inserimento di alcune società più prestigiose estere, però noi pensiamo di poter chiudere la questione a breve giro. Poi lì ci sta un discorso che è un discorso tecnico legale, perché il giocatore è tesserato per una società russa, quindi probabilmente nel momento in cui avremo l'ok del giocatore bisognerà aspettare un tempo tecnico per il tesseramento ufficiale, però è un obiettivo. Alessandro, è un contratto sospeso per la federazione russa che ha paese in guerra. Nel dettaglio potrei andarci, ma rischierei di non essere preciso come lo potrebbero essere i miei avvocati. Quindi, siccome non. Però diciamo che è un'operazione che si può fare, che si farà soprattutto se ci sarà la volontà del giocatore e dei suoi rappresentanti, però è un obiettivo, è un giocatore che rappresenta quello che noi pensiamo possano essere i nuovi acquisti della Sernitana, giovani forti che all'interno della Sernitana si possano imporre e crescere anche in maniera abbastanza veloce. Alessandro Ferro. Alessandro Ferro, Lira TV, salve direttore, le volevo chiedere, a questo punto facciamo dei nomi, Brereton Diaz e Bonazzoli, possibile dalla Sampdoria, in uscita Ederson? Allora, Brereton Diaz è un giocatore che ci piace, ma è un giocatore che fa parte di un mercato, quello inglese, o di Championship o di Premier League, difficilmente attaccabile. Quando prima facevo l'esempio dei tempi, mi riferivo proprio a questo tipo di giocatori. Loro hanno bisogno di un po' di tempo per capire quanto può essere importante il progetto della Sernitana. Noi ci prendiamo il tempo per fargli capire che alla Sernitana potrebbero starci benissimo e svilupparsi ancora meglio di dove sono. Quindi fa parte di quel tipo di giocatori sui quali bisogna avere pazienza. Mi hai detto di Bonazzoli. Allora, così faccio anche un passo indietro. Abbiamo deciso. Alternativo? No. Noi in linea generale con l'allenatore sappiamo benissimo quello che l'allenatore cerca, che tipo di gioco farà, che tipo di caratteristiche sta cercando nei giocatori e soprattutto dove dobbiamo andare ad intervenire. Quindi se io vi dico che un giocatore piace è perché naturalmente è condiviso con lo staff tecnico e perché si incastrerebbe bene nella rosa, non tanto nella. Non è alternativo. Bonazzoli in tutto questo? Esatto. Allora, Bonazzoli, mi riallaccio, faccio il discorso che vi ho presentato prima. Allora, noi abbiamo deciso di non riscattare nessuno dei giocatori dei quali avevamo la possibilità. Io chiaramente in quel momento lì non ero nel pieno delle mie funzioni. Però penso che la società abbia fatto una scelta logica nel non riscattare a certe condizioni, alle condizioni che erano state concordate nei pesi precedenti, ha fatto una scelta intelligente a non riscattare, una scelta opportuna. Dopodiché nel caso di Bonazzoli è quel giocatore rispetto a tutti gli altri che non sono stati riscattati sul quale da ieri io sto pensando fortemente di riportarlo, ma in questo momento credo che ci sia più voglia da parte della Sernitana che non del giocatore e del suo staff. Chiaro? Poi c'era Ederson. Detto questo. Su Ederson? Ederson? La trattativa Atalanta, se ce ne sono altre, Ederson rimane. Allora. Ederson è un discorso anche quello che è stato affrontato
anche in maniera diretta dal Presidente Iervolino con il Presidente Percassi. Mi è stato detto dal Presidente che si erano create tutte le condizioni necessarie per il trasferimento, che prevedeva anche una contropartita tecnica della quale siete tutti a conoscenza e avete scritto bene. Lovato. Che era quella di Lovato. Nello specifico non si sono realizzate delle condizioni soddisfacenti per il giocatore nei confronti dell'Atalanta. Io non dovrei parlare di questo, nel senso che l'Atalanta di Ederson, però per me non è un problema, anche perché è la verità, e quindi non ho nessun problema a dire che l'operazione è bloccata e in stand by, perché evidentemente il giocatore, e a me fa piacere, e il suo entourage, e a me fa piacere lo stesso, in questo momento abbiano deciso in maniera proprio con soddisfazione, ho parlato ieri con un ragazzo, di continuare a stare nella Salernitana. Per me e per il nostro gruppo di lavoro, per il Presidente, per tutta la società, è un valore tenere Ederson e non il contrario. E non è escluso che ci muoveremo lo stesso su Lovato o su un altro obiettivo altrettanto valido come quello di Lovato. Eugenio Marotta, poi Festa, Guerriero e Scapadicci. Direttore, buongiorno. Cercherò di essere rapido. Ha parlato di obiettivi, ha parlato di traguardi. Tanto quali sono dopo il summit con Iervolino? Qual è, se si può sapere, il budget di cui ha a disposizione? E soprattutto mi pare di capire dai nomi che sono circolati, poi magari mi associo anch'io alla lunga lista di figurine che saranno gioco forza fatte. Mi pare di capire che la Salernitana giocherà con il 3-5-2, quindi intanto vorrei capire se è così, cioè come modulo di partenza, insomma, perché ha detto anche delle scelte condivise ovviamente con l'allenatore. E c'è una dicotomia, ma lei l'ha detta in un certo senso, ha bisogno di tempo ma tempo non ce n'è, intanto si parte per il ritiro con tot numero di giocatori, con quanti spera già lunedì di integrare per il ritiro, e soprattutto in un discorso generale quanti conta, quanti numericamente, quanti rinforzi pensa che possono essere utili all'obiettivo che le chiedo, cioè che sicuramente saranno quantomeno, penso di immaginare, una salvezza sicuramente più tranquilla, e poi magari insomma i nomi di cui le volevo fare, però rischio di essere troppo... No, adesso la dicotomia è con l'esterno, Cioè, penso di averla illustrata bene, ma sono convinto che piano piano la batteremo. Allora, per quello che riguarda il budget, vi posso dire che il Presidente ha garantito un budget che andrebbe splittato tra il monte salari e quello che sarà l'investimento per i cartellini dei giocatori, ma è un budget assolutamente di garanzia per fare in modo che la Salernitana sia una rosa più competitiva di quella dell'anno scorso. Con alcuni accorgimenti che durante il mercato saranno elastici, perché poi il mercato è sempre in movimento, noi abbiamo tanti giocatori in uscita, quindi è vero che il budget è elastico, no? Però è un budget, e soprattutto devo dire che per riconoscere il valore di quello che sta facendo la proprietà, la nuova proprietà, devo anche dire che a differenza di altri club noi non siamo nella condizione di dover vendere o addirittura in alcuni casi svendere il nostro patrimonio giocatori più importante perché abbiamo delle necessità di bilancio o per altri tipi di tecnicismi. Quindi questo è un valore che ci lascia lavorare sereni. E poi mi avevi detto del modulo? Sì, allora, io faccio esclusivamente questa premessa. Ti confermo che la base di partenza è il 3-5-2. Ti posso anticipare che il mister non è assolutamente un integralista del 3-5-2, quindi quando poi la rosa sarà definita
si immaginerà di trovare le migliori soluzioni tattiche possibili rispetto a quello che ha e rispetto agli avversari che vanno a... Però sul discorso tecnico-tattico io non ci entro, perché questo che sia chiaro, cioè, credo molto nelle gerarchie, credo molto negli ambiti di responsabilità, quindi io non parlerò mai di cose che stanno a un livello che non mi appartiene, che è un livello di direzione amministrativa generale del club, e non parlerò mai di questioni che non appartengono a me in quanto all'allenatore nella gestione del lavoro tecnico, tattico e della scelta delle formazioni e quant'altro. Quindi io su questa cosa qui. Però hai detto una cosa giusta: di base stiamo costruendo una squadra che possa fare il 3-5-2 e farlo in maniera forte, aggressiva, arrembante. Questo è quello che... La salvezza è l'obiettivo. Io lo dico con grande entusiasmo. E perché credo profondamente in questa cosa qua e la voglio trasmettere ai tifosi. Anche la salvezza alla penultima giornata è il nostro obiettivo, è un grande risultato. Questa è la base. Sto cercando di far condividere a tutti quanti l'idea che la Salernitana quest'anno ha bisogno di consolidarsi. E anche una salvezza la penultima giornata è un grande obiettivo. Quindi mi aspetto che i tifosi ci siano vicini dall'inizio alla fine. Lo faranno, ma non devono farlo con l'idea che questo club in 2 mesi o in 12 mesi possa diventare come altri che invece hanno fatto un percorso lunghissimo. Potrei elencarli, ma non li elenco, perché rivendico l'identità della Salernitana che si dovrà imporre nei prossimi anni a livello di chi lo sta facendo da più tempo, sia in Italia che all'estero. Però che i tifosi ci stiano vicini anche da subito, con la consapevolezza che noi faremo un campionato anche di sofferenza, una sofferenza che speriamo termini più giornate prima possibile dalla fine del campionato. Le chiedeva sul numero dei rinforzi che immagina. Allora, qui entro in un tema che vi prego di tenere sempre in considerazione quando affrontate il discorso del mercato, perché è un tema di onestà intellettuale che voi avete e che io vi aggiungo come elemento per fare in modo che lo siate ancora di più. Noi abbiamo un problema che è quello della lista. Abbiamo 17 giocatori più 4 formati in Italia. In questo momento giocatori formati in Italia ne abbiamo 4, cioè in tutta la rosa della Salernitana ci sono 4 giocatori formati in Italia. Non ci sono giocatori, ahimè, formati nel settore giovanile della Salernitana. Quindi per noi è necessario integrare giocatori 2000, 2001, 2002, cioè giocatori under. È necessario integrarli anche più titolari possibili, perché altrimenti non riusciremmo a presentare una rosa di 25-26 giocatori, che è quello che ci siamo imposti. Quindi stiamo lavorando sostanzialmente sui difensori, stiamo lavorando su un quinto di sinistra, stiamo lavorando sul parco attaccanti e poi, come ho detto in maniera assolutamente onesta, ci immaginiamo in continuazione di avere una Salernitana con Ederson e senza Ederson. Oggi la Salernitana è al 99% con Ederson, però dobbiamo essere pronti. Le vie del mercato sono infinite. Ultima, per me è vero che il mister ha chiesto 2 giocatori tra Pinamonti, Joao Pedro, Sanabria ed Henry. Grazie. Sono tutti giocatori ai quali siamo stati interessati e in alcuni casi siamo ancora interessati, perché da alcuni abbiamo avuto una chiusura repentina. No, da alcuni abbiamo avuto una chiusura repentina, una chiusura che io non parlerò tanto, ve lo dico, non parlerò tanto, probabilmente parlerò quando sarà necessario, quando
mi auguro meno volte possibile ci sarà una situazione di crisi, no? Dico così perché penso che la mia miglior comunicazione sia non comunicare o comunque fare i fatti. Posso dire che nei miei sondaggi personali fino al 30 giugno ci sono state tante cose che ho rispettato, perché quando vai su un certo tipo di profili di giocatori devi rispettare le loro ambizioni, la loro storia, anche l'idea che c'è esternamente della Salernitana. Però in alcuni casi ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male come rappresentante da due giorni della Salernitana. E quando si è trattato di giocatori esterni alla Salernitana, o comunque di persone esterne alla Salernitana, ho anche digerito questo malessere. Mi ha dato un pochettino più fastidio quando questa cosa qua, e mi dà fastidio quando questa cosa qua succede da chi ha vissuto la Salernitana. Molto. Mi dà molto fastidio. Mi dà molto fastidio perché io scusate. Sì, finisco. Permettetemi di fare una digressione su me stesso. Io ho fatto una carriera molto importante da giocatore e l'ho fatta in posti dove è un piacere giocare, con dimensioni più o meno grandi. Che non si dia un valore a quello che è l'aspetto emotivo, morale, di giocare in un posto come Salerno, a me dà fastidio, perché diventa una cosa personale. Ribadisco un concetto. Io per giocare in alcuni posti ho rinunciato a tanto. L'ho fatto quando non avevo nulla e quando avevo di più, ma l'ho sempre fatto. Se il giocatore o chi gli sta attorno non capisce questa cosa, mi dà fastidio. Mi dà fastidio, e penso anche insieme al mister, insieme al presidente, insieme all'allenatore, all'amministratore legato, al mio gruppo di lavoro. Penso che quella cosa lì va considerata nella scelta di un giocatore. Poi, se il giocatore sta qua, e dopo che è stato qua, dopo che ha vissuto anche una stagione, io credo di irrigidirmi tanto, ma mi irrigidisco proprio in maniera anche esclusiva, nel senso che lo escludo. Ecco, questo voglio dire. Marcello Festa, facciamo un attimo, arrivo. Però aspetta. Facciamo un attimo intervenire. Parlare tutti, tanto è chiaro. Approfittate perché poi ci vediamo fra due mesi. Quindi, Marcello Festa, poi arriviamo anche ad Alfredo Boccia. Un attimo soltanto, vai Marcello. Allora, Alfredo Boccia, il quotidiano La Città. Morgan, volevo chiederti a proposito di questa vicenda. Tu raccogli l'eredità di Sabatini, stai trovando dei muri da parte degli operatori di mercato? Dei muri? Dei no? E poi mi riferisco alla vicenda Bonazzoli, tu giustamente non lo puoi dire, credo che di qui l'amarezza delle ultime ore, perché la Sampdoria è d'accordo, c'è un problema con il procuratore. Tu sei il procuratore della Salernitana in questo momento, più che il direttore sportivo. No, problemi. Allora, Sabatini. No, Sabatini è stato anche il mio direttore. Io non ci perdo neanche. Che devo dire di Sabatini? Cioè, non dico nulla, nel senso che mi lega affetto, ammirazione, tutta una serie di cose che sono sentimenti personali. E non è neanche necessario trasmetterli più di quanto io li senta, quindi non è quello. I muri no, assolutamente.
Le difficoltà che ho trovato sono difficoltà che rappresentano l'idea di alcuni giocatori di alto profilo e alta prospettiva di condividere in questo momento il progetto con la Salernitana, ma non c'è assolutamente questa cosa qui. E per quello che riguarda Bonazzoli, attenzione, non... Io credo di essere stato molto preciso, però non diamo l'idea, allora, perché ho capito e anche ho ascoltato, ho letto, i procuratori sono dei collaboratori esterni alla società che vanno rispettati, apprezzati, con i quali bisogna condividere tutto. La Salernitana è il contrario. Ve lo dico perché ho affrontato le situazioni di Lassana, ho affrontato delle situazioni di Boinen e ne sto affrontando altre. La Salernitana è la miglior società possibile in questo momento per gli agenti, per avere a che fare con gli agenti. Questo è un messaggio che lancio a voi, ma lancio anche agli agenti che lo sanno già. Lo sanno e lo vedono. Poi gli agenti fanno gli interessi dei giocatori, certe volte non coincidono con quelli del club, con le idee che c'è il direttore, con i desiderata del presidente, dell'amministratore delegato. Però no, assolutamente voglio essere chiaro su questa cosa qua. Noi lavoriamo. Oggi, come ho detto, c'è molta più volontà della Salernitana a riportare Bonazzoli che non dell'altra parte. Marcello Festa, allora, poi vuoi dirlo. Marcello Festa, Tutto Sport, benvenuto a Salerno, direttore. Vorrei fare un passo indietro rispetto a quello che si è detto e quindi capire bene, visto che questo è anche un periodo in cui si ragiona molto sull'operatività di un direttore sportivo piuttosto che un direttore generale, no? Abbiamo vissuto anche a livello nazionale delle vicende importanti, no? Per capire bene qual è l'ambito di competenza, la capacità, il limite, l'autonomia decisionale di un dirigente sportivo come nel tuo caso. Ecco, prima domanda, da questo punto di vista qual è la tua autonomia decisionale rispetto ad un obiettivo di mercato? Cioè nel senso che tu puoi scegliere il giocatore, chiaro non hai il potere di firma perché questo spetta all'amministratore, però la tua scelta, una volta incardinata anche l'operazione finanziaria, è una scelta che già va soltanto per la firma o deve passare necessariamente, insomma, un'altra fila? Questa è la prima domanda. Poi la seconda, e tolgo il disturbo. Hai presentato il tuo staff. Ecco, mi farebbe piacere capire in che modo con i tuoi collaboratori, con Migliaccio e lo Schiavo, insomma, vi dividete il lavoro sulla quotidianità, ma questo credo sia va bene. Per capire bene come funziona poi anche lo scouting, la capacità di scelta di un giocatore. Allora, ma la cosa più importante è capire dal punto di vista operativo finanziario qual è la tua sfera di autonomia. Allora, ti faccio questa sintesi. Grazie. Proprio la sintesi è: io col mio gruppo di lavoro e con l'allenatore decidiamo. Ok, decidiamo. Il presidente comanda. Ok? Ed è una cosa che ti dico io, non smentibile, ed è una cosa assolutamente normale che non è prerogativa di tanti club. Perché in altri club potrebbe esserci l'imposizione. Qui c'è decisione, approvazione. Decisione, condivisione. Decisione, approvazione. Ad oggi mi sento di essere assolutamente sulla nave giusta. Poi, insomma, ho capito il senso della tua domanda, ma io starò attento a... L'ho capito il senso della tua domanda. E io ti rispondo così. Poi mi conoscerete, non sarà mai pubblico nulla, perché i panni sporchi si lavano in casa, ma oggi siamo tutti
lindi, puliti, allineati e tutto. Ma ho capito il senso della tua domanda e sarà, ricollegandomi all'altra richiesta che mi avevi fatto, evidentemente tanto del mio tempo sarà indirizzato a fare in modo che quello che ti ho detto, condivisione, decisione e approvazione, funzionerà senza nessun tipo di intrusione. Perché Giulio starà molto tempo con la squadra. Voi cosa vi immaginate possa essere un direttore sportivo? Responsabile dell'area tecnica? Ok, va bene, allora facciamo così. Giulio sarà il responsabile dell'area tecnica, ok? E starà molto più tempo con la squadra di quanto ci potrò essere io. Quindi quando non ci sarò io, ci sarà sempre Giulio. Quando ci sarò io con Giulio. Simone, lo schiavo, invece, in questo momento è responsabile dell'area scouting. Chiaramente un'area scouting che oggi parte con i know-how nostri, di quello che abbiamo fatto nelle nostre società di appartenenza. Quindi quello che ci rende subito efficienti è il nostro know-how che abbiamo incamerato in questi anni di lavoro. In una seconda fase, la Salernitana meriterà di incrementare questa area, ma è un processo che oggi proprio non stiamo parlando di nulla. Noi abbiamo 60 giorni ancora di mercato, dove approfitteremo di tutto quello che conosciamo, di tutto quello che abbiamo visto assieme al mister, allo staff tecnico, per portare giocatori di cui siamo assolutamente convinti, di cui conosciamo il valore e di cui siamo assolutamente convinti che possano far bene, che possano far bene alla Salernitana. Guerriero Pescavatici. Direttore, buongiorno. Roberto Guerriero, Telecolore, Gazzetta dello Sport. Un paio di domande, sarò anche abbastanza veloce. La prima, se i giocatori che non abbiamo visto in queste ore in città stanno per arrivare, arriveranno, mi riferisco a Ribéry, Gyomber, i Koulibaly, se ci può dare qualche notizia proprio specifica. L'altra questione, vorrei ritornare su Ederson, se ne parlava in precedenza. Nicola, come immagina la Salernitana, con o senza Ederson? Cioè, è una priorità tenerlo oppure no? E poi Ribéry, il ruolo di Ribéry nella Salernitana. Allora, i giocatori che non sono ancora arrivati sono tre e sono i nazionali. Cioè sono Veseli, Gyomber e Lassana. Hanno una settimana in più. L'unico inconveniente ce l'ha avuto Gyomber, che ha sofferto durante le vacanze un piccolo problema. Non entro nel dettaglio perché però è un problemino che lo terrà fuori probabilmente per circa 2-3 settimane, quindi anche nel ritiro non dovrebbe essere a disposizione. Gyomber. No, andrà in ritiro perché starà con noi, quindi nella disponibilità appena possibile di tornare a lavorare e di iniziare la preparazione. E ti ho detto di Lassana e Veseli. Ribéry ha avuto Ribéry è arrivato, ieri ha avuto un problema influenzale e quindi oggi, ieri ha saltato. Di Ribéry? No, in che senso? Ah no, però scusami, aggiungo, sì, è stata già esclusa la possibilità del Covid, sì, gli è stato fatto il tampone, questo è il messaggino che ho del dottore, no, assolutamente. Quindi da oggi tornerà a essere a disposizione dell'allenatore. Per quello che riguarda il ruolo, è un grande campione. I grandi campioni alla Salernitana servono anche per quel meccanismo che vi ho spiegato prima, no? Di sensibilizzazione rispetto a quello che siamo e a quello che vorremmo essere. Quindi con Ribéry affronteremo quotidianamente un discorso di reciproca soddisfazione. Ederson. Nicola immagina. No, allora, dal punto, allora,
ribadisco, Ederson se resta con noi e dipende anche da noi, perché si devono creare delle condizioni irrinunciabili per lasciar partire Ederson, cosa che posso dirvi si erano create con l'Atalanta. Quindi se si ripeteranno delle condizioni irrinunciabili, ok, noi immaginiamo di poter sostituire Ederson con dei giocatori adatti a non farlo rimpiangere. E non cambierebbe, cioè cercheremmo un giocatore con le caratteristiche di Ederson, quindi una mezzala che è una mezzala completa, che quando si attacca diventa un trequartista, quando si difende diventa un interdittore di grande qualità, di grande forza. Enrico Scapaticci, vi chiedo di essere brevi nelle domande, ci sono ancora tanti colleghi che devono intervenire, vi chiedo di essere sintetici. Guardate che non scherzo quando dico che ci rivediamo tra un mese, quindi approfittate. Prego Enrico, poi Presti Simone, Corriere del Mezzogiorno. Enrico Scapaticci. Buongiorno, Enrico Scapaticci, salernonotizie.it, e sono il fiduciario del Lussi, quindi a nome di tutti i colleghi sportivi ovviamente. Grazie. Ti faccio il benvenuto. La prima domanda, mi è capitato di intervistare, o meglio, di chiacchierare con l'amministratore delegato Milan in occasione di un recente appuntamento con i tifosi e ha fatto capire un po' lo scheletro della squadra. Cioè, ha parlato di mercato. Esattamente, parlava di 5-6 giocatori giovani, possibilmente italiani. Finora abbiamo fatto quasi nomi di tutti stranieri. No, mi stai chiedendo dei nomi. Lovato non è Lovato italiano, Ocoli è italiano, Pirola è italiano, Cambiaso è italiano, Pinamonti è italiano. Ma mi ricordo perché li avete scritti tutti, quindi vi dico tutti quelli. Pinamonti è italiano. Io poi. È chiaro che su questi, secondo me, tranne Pinamonti che è un profilo di quelli che giustamente oggi fa un certo tipo di riflessione, però Pinamonti sa che noi ci siamo, ma fa una riflessione che è rispettabile. Se Pinamonti mi dice che vuole aspettare, ci dice che vuole aspettare, è assolutamente rispettabile e noi lo aspettiamo, non per sempre, ma lo aspettiamo? L'altra domanda è di natura ambientale. Non facciamo no, però gli italiani soltanto per una questione, premesso che stiamo parlando di globalizzazione, quindi di però effettivamente l'italiano ci garantisce una sintesi di adattamento anche alla serenitana più rapido, quindi a parità di condizioni, di livello, cioè in un modello ideale, è chiaro che l'italiano lo preferiamo, però cioè, è proprio sottile la cosa, cioè, noi ci immaginiamo che qui possano arrivare giocatori come Boinen, come Ederson, che sono stranieri e che si sono adattati, alcuni anche più rapidamente di come si sarebbero adattati gli italiani. L'altra domanda, facciamo fare un'altra domanda? L'altra domanda è di natura ambientale. Stavo dicendo, non dobbiamo essere ipocriti, è evidente che la rottura con Sabatini ha creato un minimo di disorientamento, usiamo questo eufemismo, nella tifoseria. Lei è consapevole che deve scontare, tra virgolette, anche questo piccolo gap nei confronti dell'ambiente che si aspettava già da subito i primi acquisti, i primi movimenti di mercato? Ha chiesto tempo, giustamente. Ho spiegato perché oggi comprare i giocatori che domani potremmo invece ritrovare sul mercato meno performanti di quelli che ci immaginiamo, cioè è proprio un discorso di opportunità. I tifosi possono stare tranquilli. Tra l'altro questa è la prima volta che i tifosi mi sentono parlare. Io sono molto sicuro di me stesso, ma ve lo dico proprio, cioè, sono molto sicuro di me stesso, non, non,
non ha definito anche un po' più il perimetro degli obiettivi, scusami Gianluca, cioè una squadra che innanzitutto o principalmente dovrà pensare a salvarsi, quindi senza ma lanciatelo, ma lanciatelo bene il messaggio. Lanciatelo bene, ho parlato di una salvezza che deve arrivare alla 37ª giornata. E questo lo continueremo a dire fino a quando non sarà matematico il contrario. Perché altrimenti in aggiunta ad alcuni nomi si crea un meccanismo di aspettativa più alta, dove tu poi a un certo punto ti collocherai con un lavoro ben fatto che non sarà mai tanto quanto le aspettative, si crea e non va bene. Non va bene. Poi io tanto su questa cosa qua sarò inflessibile, perché il vorrei essere non ci porta da nessuna parte, cioè non ci porta da nessuna parte, ve lo dico. Poi fidatevi di me, cioè fidatevi proprio di me, che si fidino i tifosi. Non sono abituato a dire bugie e sono abituato a prendermi responsabilità, quindi le illusioni in questo momento a questo tipo di tifoseria non vanno assolutamente date. Presti Simone, Nicola Roberto, poi Tadarino. Vi chiedo di essere brevi, altrimenti non riusciamo a far intervenire tutti. Presti Simone, lì. Buongiorno, ben trovato Morgan. Grazie. Mercato particolare questo qui, dove probabilmente le sinergie, le alleanze possono fare la differenza. Ecco, volevo sapere se c'è effettivamente un link, è nato un corridoio, ecco, in regione con Napoli. A questo punto faccio anche due nomi, Unas e Petagna. Allora, non è proprio regionale, nel senso che noi cerchiamo di fare, cioè per quello che è il mio, ma anche per come siamo impostati come gruppo di lavoro, cerchiamo di svariare anche a livello internazionale. Quindi il Napoli vale tanto quanto la Roma, il Milan o il Blackburn o qualche altro club, quindi non è il Real Madrid. Anche giocato, quindi insomma. No, per quello sì, però posso confermarti che nelle mie chiacchierate personali con i rappresentanti di queste società, non solo del Napoli, i due nomi che hai fatto sono nomi giusti. Cioè, nomi nel senso che c'è stata... Allora, sì. Unas non è il tipo di giocatore, per rispondere... cioè, nel 3-5-2 noi chiaramente non stiamo cercando esterni. Non stiamo cercando esterni che abbiano bisogno di toccare la linea e di venire. Quindi, cioè, ti posso già dire che Unas è un giocatore che oggi nella Salernitana non accoglieremmo nella maniera giusta, non valorizzeremmo. Quindi su Petagna invece ci potrebbero essere degli sviluppi, ma dipende dal Napoli, che ha in questo momento Petagna come giocatore della rosa riserva di Osimhen. Non so se gli... Vabbè, facente parte, certo, della rosa. Perché poi, esatto. Ma no, diciamo che nei discorsi ci potrebbe... Poi, non ho parlato con gli agenti di Petagna, non, è una chiacchierata di... E poi di sei la... amico di Giuntoli e quindi te l'ha detto Giunto. E poi a proposito di Napoli, Morgan, Cavani centravanti, Cavani è stata solo una suggestione o c'è stato un tentativo un po' più concreto? Anche allora, il padrone Iervolino si è espresso. Sì, infatti se no qui poi andiamo in dicotomia con l'interno e non va bene. Finché sto in dicotomia con l'esterno facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Allora, quando il presidente si espone in maniera così chiara, parlando anche di sogno, perché non è che dice obiettivo, dice sogno, ed è da parte mia, del mio gruppo di lavoro, dell'allenatore, c'è anche un sussulto di entusiasmo, no? Una cosa è un friccichio e tutto. Però poi il presidente a quel livello lì, se parliamo di Cavani, è un livello del presidente. Quando ti parlo di condivisione, decisione e approvazione, se parliamo di quel livello lì è un livello dove non c'è condivisione, non c'è decisione, ci sta soltanto approvazione da parte sua, perché però nel mio caso per la responsabilità che ho e per quello che dipende da me posso dire che
io non parlo con Edi, non parlo con Mertens, non parlo con, non so, che altri nomi sono stati fatti di giocatori, Milik, no, Milik c'è stato proposto, però, cioè, ma è un livello che non appartiene più alla direzione, perché lì non stiamo neanche a discutere, cioè, è una cosa che appartiene al Presidente e io sono contento che possa appartenere al Presidente. Sì, ma il tema qual è? Che facciamo? Cioè, un allenatore o una direzione sportiva escludono Cavani? Cioè, lì poi si deve incastrare, ma si deve incastrare in una cosa che non vendiamo. Cioè, lasciamolo l'idea del presidente che magari si convince e fa un regalo a tutti quanti, compresa la direzione sportiva, compreso l'allenatore, cioè, capisci? Però non può essere non arriva Cavani, arriva Boateng, il mercato della Sanitana è una chiavica, no? Cioè, capito? Cioè, Nicola Roberto, non so se mi spiego. Nicola Roberto. Nicola Roberto, poi Tallarino, Avagliano, Calenda, Notari. Direttore, buongiorno. Nicola Roberto di Tivoggi Salerno e solo Salerno. Volevo chiederle, per linee generali, che tipo di squadra immaginate? Cioè, una squadra che debba mettere cosa in campo a livello di idee, a livello di entusiasmo, e con quale prospettiva, insomma, su un percorso che possa essere, non so, biennale, triennale, di crescita anche di alcuni calciatori? E poi una considerazione su Mazzocchi: è un giocatore per voi in uscita oppure no? Rispondo dall'ultima, perché no, non è un giocatore in uscita. Capisco anche il senso della tua domanda, ma non è un giocatore in uscita. Cioè, non è un giocatore in uscita. Io ho sentito questa frase, no? Poi ti rispondo alla prima. Io ho sentito questa frase che dice: se un giocatore è scontento, noi non lo teniamo, no? Una frase che è stata detta dal mio presidente, dall'amministratore delegato. Non faccio un torto a nessuno dicendo che la scontentezza va giustificata. Cioè, non è che uno può essere scontento unilateralmente. No, aspetta. È scontento, no, che vuol dire essere scontento? Ci stanno dei contratti, ci sta una squadra, è un allenatore, è una direzione sportiva, è un presidente, è un amministratore delegato che credono nel giocatore, cioè, qui non è che quindi io poi faccio il direttore sportivo, fatto il giocatore, sono una persona molto sensibile ma anche molto inflessibile. Quindi, cioè, questo è un punto che va, ok, non teniamo i giocatori scontenti, ma mi devono motivare realmente la loro, perché altrimenti si crea il cortocircuito. E quando si crea il cortocircuito, non è il caso di Mazzocchi, perché non c'è nessun tipo di problema, però quando poi si crea il cortocircuito, credo che la Salernitana, l'interesse della Salernitana, il club, i tifosi, il presidente, soffochino qualunque altro tema che sia l'infelicità del giocatore. Io ho l'infelicità di chi sta sotto, i tifosi, il club, i tifosi e il presidente, e poi a scendere tutte le persone che ci lavorano. Allora, partiamo da una rosa che deve essere integrata, non stravolta. Non siamo nelle condizioni di poter fare tutto, come ho detto prima, in due mesi. Quindi andremo con il mister, stiamo condividendo una squadra che sia tosta, che si sappia difendere meglio di come si è difesa soprattutto durante la prima parte della stagione. Comunque stiamo cercando di immaginarci una squadra che possa difendersi, reggere l'impatto con la Serie A in maniera difensiva giusta, prepotente, e poi proporre con le caratteristiche dei centrocampisti, degli esterni e degli attaccanti, proporre qualcosa di interessante per essere incisivi. Però queste sono cose, permettetemi, che che chiederete al mister e con il mister approfondirete. Pasquale Tallarino, poi Avagliano. Direttore, buonasera, buongiorno e benvenuto. Pasquale Tallarino, Il Mattino e Salerno Today.
oggi abbiamo scritto di Bradaric del Lille, terzino sinistro, e di Liaci. Volevo chiederle a che punto è la Salernitana, se allo stesso livello di cottura, uso questo termine visto che fa abbastanza caldo, di Boateng. Poi le chiedo un'ultima cosa, ha detto che i nazionali avrebbero goduto di una settimana in più, onore a Gionberg che è già invece... Si è fatto male. Non escludo che io ho giocato con Norbert, quindi, anzi lui ha giocato con visto me. Visto che è già qui e visto che ha dovuto rinunciare a questo periodo supplementare, vuol dire che c'è necessità di farsi vedere, anche farsi visitare per una valutazione di equipe complessiva. Quindi le sue condizioni fisiche vi spingeranno ad intervenire immediatamente con un difensore centrale in più, visto che la tendenza sarà a giocare con il 3-5-2, o le trattative sui difensori prescindono da Gionberg? Bisogna aggiungerne uno in più? Chiedo. Senso che comunque noi difensori dobbiamo prendere, quindi non cambia il fatto che Norbert potrebbe non essere prontissimo per la prima di campionato. Mi riservo al 49% di dirti di sì, al 51% te lo dice l'allenatore, però è un giocatore che può ballare tra i francesi. Però questa poi è una cosa che è duttile, non so se l'idea del mister, la chiedetela al mister, che se tu mi fai la domanda specifica, oggi parte difensore o parte centrocampista, lo devi chiedere al mister. Ma di difensori ne vorremmo prendere 2-3. Questi sono... È vero, è una trattativa appena iniziata, però è vero. Grazie. Avagliano, poi Filippo Notari. Sì, quei due giocatori sono due giocatori di cui noi abbiamo parlato con Lille, è una trattativa appena iniziata, è vero che è una trattativa appena iniziata. Grazie. Avagliano, poi Notari. Buongiorno direttore, Alfonso Maria Vagliano, Il Mattino, Radio Alfa, direttore di Salernitana News. Lei prima ha fatto riferimento a un problema, e virgoletto, la lista. In questo momento la Salernitana credo abbia 39 o 37 giocatori sotto contratto, deve fare molte uscite. Anche questo è un problema, e poi rispetto ai tanti calciatori che o sono già in organico e non rientrano più nei piani o che sono rientrati dai prestiti, quali e quanti potrebbero anche essere in qualche modo rivalutati? Un nome su tutti, Simi, che con Nicola è già stato a Crotone, magari si è svalutato rispetto alla scorsa stagione e all'investimento che la Salernitana aveva sostenuto per acquistarlo. Quindi le chiedo una riflessione su questo, e poi un salto indietro di qualche settimana, anche se lei è entrato ufficialmente in carica ieri, proprio ieri è stato ufficializzato Milan Djuric al Verona, che ha scritto un post su Instagram, testuali parole, le cose si fanno in due. Com'è andata la versione della Salernitana? Sì. Grazie. Allora, per quello inizio dalla fine, per quello che riguarda Djuric, la società nei giorni passati ha fatto un'offerta assolutamente rispettabile per Djuric. Io sono al corrente dell'offerta che è stata fatta, è un'offerta assolutamente rispettabile. Djuric, in maniera altrettanto rispettabile, Milan, ha deciso di non accettarla e di sposare il progetto nuovo con l'Hellas Verona. Io però rivendico il valore di quell'offerta, che era assolutamente rispettabile. Dopodiché Djuric ha fatto benissimo nella Salernitana, e insomma, che cosa posso dirgli? Io personalmente gli posso augurare il meglio, tranne che in due circostanze. Non c'è risentimento, non c'è nulla. Io tra l'altro sono appena arrivato, quindi se volete la mia, penso, e ci stiamo prendendo la responsabilità di poter affrontare un campionato di Serie A anche senza Milan, che però ha avuto da parte della Salernitana un'offerta rispettabilissima, perché ne abbiamo apprezzato
mi è stato trasmesso che comunque è stato un giocatore anche a livello emotivo all'interno del gruppo importante. Poi però, insomma, vediamo. Allora, numericamente è un problema, perché sono tanti giocatori in uscita. Il mister adesso lunedì ufficializzerà la lista dei convocati, alcuni partiranno per ritiro, il mister non è già predisposto a escludere qualcuno. Quei giocatori che partiranno, salvo alcuni casi specifici con i quali parlerà l'allenatore e parlerà la direzione sportiva, è evidente che sono in uscita. Cioè, poi ci sono degli aspetti numerici, noi partiamo per il ritiro, faremo un sacco di amichevoli, quindi non possiamo neanche mettere... chi è un pochettino borderline può dimostrare di meritarsi di far parte del progetto. Chi invece è fuori dal progetto tecnico ha l'opportunità di farsi vedere durante l'amichevoli in modo tale che attirerà le migliori richieste possibili. Ad oggi Simi non ce l'ha chiesto nessuno, quindi Simi fa parte della rosa ed è uno di quei giocatori. Però su Simi permettetemi di fare una precisazione. È chiaro che l'ultima stagione, nei sei mesi con la Salernitana e nei sei mesi col Parma, è stata una stagione infelice. Però ricontestualizziamolo al valore che ha questo giocatore, perché altrimenti facciamo una, secondo me, una considerazione troppo ingenerosa nei confronti di un ragazzo che comunque 2 anni fa ha fatto 20 gol in Serie A col Crotone. Quindi è un giocatore che teniamo lì, che analizziamo giorno per giorno, dai, a seconda di quello che arriva dall'esterno e di quello che fa lui all'interno. Filippo Notari, poi Calenda, Raio, la chiudiamo. Direttore, buongiorno, innanzitutto in bocca al lupo. Volevo chiederle due cose. Lei ha parlato prima di know-how per quanto riguarda anche il settore giovanile, un tema su cui la proprietà punta tanto, l'ha detto anche ad inizio della conferenza stampa l'amministratore Maurizio Milan. Volevo chiedere quale sarà la tipologia di lavoro in questo settore, come, anche se adesso la priorità capisco che è il mercato, però come andrete ad interagire in questo progetto. E poi un nome su tutti, cioè due nomi, Calafiori e Felix, se possono fare al caso della Salernitana, che lei conosce bene. Grazie. Allora, siamo in ritardo sul settore giovanile, lo dico, siamo in ritardo, e il motivo per cui siamo in ritardo è quello che hai anticipato tu nella domanda. Siamo fagocitati nella gestione del mercato della prima squadra, quindi questo ci toglie un pochettino di tempo e di energia. Non potremmo essere in ritardo per sempre, anzi presto con il presidente, con l'amministratore delegato, immagino che ci sarà l'ufficializzazione del nuovo responsabile del settore giovanile e del tipo di progetto che si andrà a fare. Ne parlo adesso di settore giovanile, poi non ne parlerà più perché lo chiederete direttamente al responsabile. La prima evidente esigenza è quella di fare in modo che la primavera 2 il prossimo anno possa essere competitiva e non rischiare di retrocedere, perché sarebbe un danno tecnico enorme per un club come il nostro, che invece nel giro di 2-3 anni deve avere la primavera 1 protagonista, con giocatori forti che possano servire da serbatoio per la prima squadra. La seconda cosa importante del settore giovanile è che non sarà un progetto aggressivo di riempimento di giocatori stranieri o di seconda barra terza fascia, ma sarà un progetto che dovrà partire dall'attività di base, integrando subito le strutture, le qualità per fare bene il lavoro di formazione, quindi con allenatori e tutto. È un lavoro, quello del settore giovanile, che non sarà
con ritorno immediato, ma sarà di... Prima abbiamo parlato di... Qualcuno mi ha chiesto del progetto di prima squadra, cioè di Salernitana. Il progetto di prima squadra è un progetto triennale. Cioè in tre anni dovremmo cercare, ecco, di salvarci alla penultima, fra due anni di salvarci alla quintultima e fra tre anni di essere sicuri che all'inizio abbiamo le condizioni per non soffrire. Questo è. Sul settore giovanile invece il termine è un pochettino più a lungo raggio, salvo il fatto della protezione della primavera. Calafiori e Felix ti chiedevano. E poi Calafiori e Felix, due giocatori che anche stiamo valutando, però non sono priorità. Però dico, poi io devo, ti faccio. Sono molto attento. Prima mi avete parlato di Napoli. Sono molto più attento sugli acquisti da fare alla Roma, perché non. Un acquisto della Roma per me deve essere perfetto. Perché è la mia responsabilità, perché esco dalla Roma, non vorrei essere quello che... Ultime due rapidamente. Quindi se si creano i vantaggi giusti per tutti, se siamo convinti che questo giocatore possa, si fa. Se no, posso dire che è più probabile che non si faccia un giocatore a Roma. Ma lo dico, cioè, perché è un problema proprio di responsabilità mia nei confronti anche della Roma e dei giocatori. Non mi voglio innamorare, perché chiaramente quando ti porti dietro, lì ci sono tutti i ragazzi, tutta quella nidiata di ragazzi forti che ha già giocato in prima squadra, sono ragazzi che ho preso da paesi sconosciuti, che abbiamo fatto crescere, che abbiamo valorizzato, quindi diventa una cosa dove vorrei che fosse chiaro che soprattutto con la Roma si devono creare le condizioni perfette per la Roma e per la Salernitana per fare le operazioni. Calenda, poi Radio la chiudiamo. Direttore, buongiorno, sono Rocco Calenda di SalernoGranata.it. Le porto innanzitutto i saluti di Gilberto Scalea e di Ennio Garabelli, che ha avuto modo di contattare. Le volevo chiedere, dalle sue parole mi è sembrato e mi è parso a sensazione che ci siano delle difficoltà da parte di alcuni calciatori, soprattutto esterni alla Salernitana, con tutti i procuratori, a venire a Salerno. Ma questo problema dipende dagli obiettivi che ha la Salernitana o da qualcos'altro? Grazie. Grazie. Dipende dall'idea che hanno loro degli obiettivi della Salernitana, e soprattutto dipende dal fatto che sono giocatori forti, forti di prospettiva, che potrebbero avere possibilità. Io per onestà intellettuale, cioè non è che posso contestare un giocatore che oggi ha l'offerta del Lione e l'offerta della Salernitana. Userò... No, Anche come gli unici, era un'offerta buona, vorrebbe venire ad andare a Verona, perché? Questa cosa qui bisognerebbe farla le offerte alla mano, no? Cioè rispetto a quello che ha offerto la Salernitana e quello che Djuric ha ricevuto dal Verona. Questa è una cosa che non sarà mai pubblica, ma io personalmente per curiosità mi preoccuperò di farlo. Raiola? Buongiorno direttore, Carmine Raiola, Solo Salerno. Le chiedo, dal punto di vista personale, quanto è importante per lei questa avventura, visto che è la prima da DS? E poi le chiedo, i nomi di Lucas Piton e Martinelli, ci sono stati sondaggi? Martinelli no, Lucas Piton sì. Determinante. Non so, sempre vi faccio una specifica che vi può aiutare a conoscermi, perché io ho lasciato la Roma a febbraio, con altri tre anni di contratto, perché pensavo che all'interno della Roma fosse esaurito il mio mandato, il mio percorso di crescita. Quindi potete soltanto immaginare quanto per me sia importante fare bene in questo club. E riparto dall'inizio, ripagare la fiducia che mi è stata data dal presidente, dalla proprietà, dall'amministratore legato, e rispettare tantissimo l'allenatore e soddisfare i tifosi. Ho giocato nel Napoli, ho giocato nella Roma, ho giocato nel Galatasaray, ho giocato nelle squadre in cui ho giocato. So cosa vuol dire
essere tifoso della Salernitana, già me lo immagino, cioè lo so, non è, sono stato dentro lo spogliatoio, ho visto la foto di un tifoso importante, forse il tifoso più importante, cioè un simbolo della tifoseria della Salernitana. Siberiano. Sì, devo quindi sai, l'ho visto lì, l'ho visto sotto il crocifisso, cioè non è che quando vi dico che sono una persona sensibile, che oggi mi arriva il brivido, no? Quindi vi dico che so e devo trasformare tutta questa cosa qui, però la devo trasformare in logica, in pragmatismo, in cose concrete per la Salernitana. Lo farò con poche parole, nel senso che oggi ho parlato tanto, ma poi tra 15 giorni, due mesi, un mese. 15. Michele Spiezzi e chiudiamo. Michele, buongiorno direttore, Michele Spiezzi del sito Storia Sport. Senta, le faccio quattro domande velocissime, non voglio rubare tempo. Una, ha sentito Sabatini, come di solito avviene, non lo so, nello scambio tra allenatori che si scambiano le consegne o direttori sportivi magari sulle vedute? Poi sulla questione delle procure e dei procuratori, visto che se ne è parlato, non le voglio fare torto perché all'epoca lei non era nella Salernitana, ma poiché le parole sono parole e restano sulla stampa, lei si è fatto un'idea, è una questione secondo lei legata ai procuratori? Prima lei ha detto, dico ai procuratori, che la Salernitana è la migliore squadra con la quale fare le offerte, o è invece un problema, ovviamente molto più a livello internazionale, legato alle commissioni e a mediatori che spuntano a commissioni che vengono ridefinite? Terza domanda, quest'anno è un campionato atipico per tutte, difficilissimo perché si partirà subito, si partirà in piena estate, ci saranno 15 partite in pochi mesi, anche perché a settembre si fermerà per la nazionale, poi per la Champions League. Quanto influirà questa condizione, che vale per tutte le squadre, nell'allestimento di una rosa, visto che lei è arrivato tra virgolette in ritardo, perché il mercato di una società parte a marzo, ad aprile, non certo a maggio-giugno? E quarta domanda che si innesta alla terza, poiché gli under sono... Poi me le rifai, eh? Sì, gli under sono la risorsa più preziosa per le squadre, no? Ed è difficile arrivare agli obiettivi forti se non si parte in tempo. Quanti under, non quanti under ha bisogno la Salernitana, quanto è difficile arrivare agli under bravi prima degli altri? E in questo, visto che lei è stato portiere, pensa che possa esserci, per liberare anche un posto in rissa, un under come portiere? La ringrazio. Sì, sì, l'ultima domanda te la confermo, è pertinente. Ci sarà un under perché ci sarà un under nella batteria dei 3/4 portieri. Se faremo 4 portieri saranno 2 under. Se ne faremo 3 ci sarà 1. Sabatini. Sì, 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 con Sabatini ho parlato. Con Sabatini ho parlato. È stata una chiacchierata giusta. Giusta. Con Sabatini ho parlato. Sì, sì, sì. Sui procuratori? Allora. Ribadisco il concetto, anche perché la Salernitana ha risolto il problema che ha generato tutte queste parole, queste voci, è stato la Sanà. Io vi dico che Mi capiterà anche spesso di parlare di agenti, penso che mi capiterà spesso e mi capiterà soprattutto quando li dovrò ringraziare pubblicamente, perché credo che gli agenti di Lassanà, Fabian Pivetò e anche l'intermediario abbiano fatto un ottimo lavoro e siano state le persone assolutamente intelligenti, di buon senso, anche per salvaguardare gli interessi del ragazzo, che stava bene alla Salernitana e che resterà ancora meglio nella Salernitana. E questo è molto indicativo di quello che... perché tu mi parli di parole, io invece ti parlo di fatti. Questo è stato... non so se è passato tanto sotto traccia, è un avvenimento, io non andrò nello specifico perché è antipatico, perché non è... però questo è un avvenimento che dà l'idea di come la Salernitana vuole lavorare. La Salernitana lavorerà bene, cioè gli agenti, ribadisco, sono dei collaboratori esterni troppo importanti per poter pensare di fare senza di loro. Bisognerà fare con loro nella forma. Io dico agli agenti in sé, perché gli agenti lavorano, sì. Quanto alle commissioni che magari vengono riviste e ridefinite ogni volta e vengono rinegoziate, parlo della Salernitana nel caso specifico, ma ovviamente.
No, no, ma noi con il presidente, con il presidente, con l'amministratore delegato, io ho dei tetti, cioè ho delle condizioni che sono. Cioè, le condizioni sono condizioni importanti, no, no, anche soddisfacenti. No, non è vero. Tra l'altro non è una critica. Allora, facciamo così: la Salernitana è anche la società che il giorno prima della scadenza delle fatture paga gli agenti, cosa che non è comune nel calcio italiano. Quindi questo è anche un altro valore, cioè sul piatto. Però credetemi, io sono, cioè, degli agenti parlerò, ma parlerò sempre quando ci saranno cose positive da dire. Prima fa parte della normale negoziazione. Sugli under, quanti under? Noi abbiamo 20, l'ho detto, abbiamo 21 giocatori, abbiamo 4 formati in Italia, 17 giocatori in lista, ne dobbiamo prendere 4-5 per arrivare a 25-26 giocatori. E dobbiamo affrontare la Serie A con 26 giocatori, non si può fare diversamente. Ok, grazie a tutti.